A Foligno è tempo di Quintana e su Umbria TV si riaccende il Quintana Channel, il nostro appuntamento quotidiano con la giostra della Quintana di Foligno, con Mauro Silvestri e Manuela Marinangeli. Dopo la sigla, benvenuti! Search engine need a tune up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner. Well, that was cool, but now, but then I heard a rumor. Your crew was riding for the white glistened over. Well, let me tell you how we do it in California. Nuova puntata del Quintana Channel, benvenuti al nostro appuntamento quotidiano dedicato alla giostra della Quintana di Foligno. Anche oggi la nostra puntata parte dal Quintana Point e anche oggi ovviamente parleremo di Quintana con i nostri ospiti. Grandi ospiti oggi, si parla di gareggiare, di chef, allora salutiamo subito Filippo Artioli, chef della trattoria di Oscar di Bevagna, e Daniele Falchi, gastronomo, storico, grande appassionato e soprattutto creatore di grandi gareggiare. Buongiorno. Benvenuti. Benvenuti. Grazie a voi. Noi siamo molto contenti di avervi come ospiti. Avete fatto la storia del gareggiare della Quintana, la cena grande, anche Filippo, tante cose da raccontare. Volevo iniziare con Daniele. La tua storia all'interno dei rioni nasce da giovanissimo, ci raccontavi prima nel Dietro le Quinte, e poi è stato un susseguirsi di situazioni e una passione che cresce sempre di più. Tra l'altro vi ricordo che Daniele Falchi scrive anche nella rivista Qui, che è la rivista ufficiale dell'Ente Giostra Quintana, e ci dà sempre dei pezzi veramente interessanti. Quest'anno uno speciale sulla Rocciata, bellissimo davvero. Grazie. Ma quanto è buona la Rocciata. Ma la mia storia nasce esattamente con il primo gareggiare dei convivi, anzi la gara gastronomica si chiamava allora, e io ricordo la prima edizione pur essendo bambino, perché all'epoca mio zio, che era Ernesto Tardioli, il priore del Leone Pugini, 1975, quindi alla tenera età di 11 anni io già per qualche ragione partecipavo, quindi ero sempre dentro a queste vicende. Nel tempo la vita mi ha portato lontano, per molti anni sono stato fuori proprio dalla Quintana, e poi sono rientrato e crescendo un pochino anche negli studi di queste vicende storiche, gastronomiche, mi sono molto appassionato. Adesso credo di avere un'ottima squadra con tutti quelli che collaborano all'interno del Rione Morlupo. E da una storia gastronomica all'altra, allievo di Igles Corelli, il nostro Filippo Artioli è stato l'artefice di tanti gareggiare vinti dal Rione Contrastanga. Come nasce un piatto del gareggiare? Come si decide? Qual è la scelta? Raccontaci un po' di quello che avviene. Devo dire che anzitutto c'è uno studio storico a tavolino, quindi una lettura, uno studio sui libri, e devo dire un grande grazie per tutto quello che oggi so, dopo tanti anni, anche a Francesco Felicioni, che mi ha introdotto, mi ha inserito la conoscenza con Daniele, altrettanto veramente all'interno del Rinascimento. Io vengo da Ferrara, non nasco a Foligno, dove è una città che ha scritto una pagina importante, anch'essa con Cristoforo Missisbuco, ero già all'interno di questa materia che mi affascinava molto. Prima di tutto ci si siede a tavolino e si decide, in funzione del momento dell'anno, anche per poter trovare i prodotti giusti dalla terra e stagionali, quali saranno i piatti. Poi si cominciano a fare le prove aggiungendo e togliendo, andando a ritroso, riprovando più fedelmente possibili a quelli che sono gli scritti. Chiaramente non si può essere al 100% fedeli, ma noi cerchiamo comunque di avvicinarci il più possibile, e credetemi, non è soltanto l'abuso della speziatura a fare un piatto rinascimentale, perché coloro i quali erano allora i nostri cuochi di riferimento
del Rinascimento, ma anche Maestro Martino, che cioè, denota il passaggio tra il Medioevo e il Rinascimento, veramente ci tenevano tantissimo affinché il piatto fosse piacevole, fosse buono. La speziatura era opulenza, era ricchezza, non era coprire la mancanza di conservazione. E da qui si parte, insomma, per poi creare, lo assaggiamo, lo proviamo, lo riproviamo, ci arrabbiamo, all'ultimo minuto cambiamo una cosa, insomma, ecco, bene, giusto qualche giorno fa abbiamo finito ogni cosa. Si è finito il gareggiare, infatti, esatto. Ieri sera questa nuova formula, 5 serate, 10 riuni insieme. Daniele, questa nuova formula è nuova un po' per tutti, per la prima volta si è sperimentato questa situazione in un connubio di riuni che insieme hanno lavorato. Ci sono state delle difficoltà particolari, perché già io credo che creare un gareggiare con un rione sia abbastanza complicato, due insieme forse raddoppia dire in realtà che è stato veramente un arricchimento reciproco fra i rioni. Innanzitutto dobbiamo ricordare che tutto questo nasce dalla uscita dell'Ente Giostra all'Expo di Milano, quindi la collaborazione fra rioni a livello embrionale è nata lì. Questa idea di creare coppie di rioni che potessero collaborare l'ho trovata assolutamente intelligente e nel nostro caso sicuramente diciamo di grandissimo valore, perché siamo riusciti a comunicare senza problemi, senza accavallarci, senza creare nessun problema tra un rione e l'altro, anzi credo una buonissima armonia ha fatto funzionare il tutto. Sono d'accordo, bene. Sono d'accordo, abbiamo avuto modo, chiedo scusa se interrompo, di conoscerci meglio, perché magari rioni che normalmente si frequentano, perché nella vita normale in una città ci si frequenta, però a livello rionale, a livello proprio di quintanaro, se posso usare questo termine, in quel momento no, ci si separa, ognuno nel proprio rione, invece riunirsi per fare una cosa così importante, a tal punto di dividere al 50% i piaceri, il lavoro, le fatiche, chissà, ma le grandi soddisfazioni sono sempre tante. Come vedete, cari telespettatori, c'è una passione che proprio trasuda oggi di questi due personaggi nei confronti della cucina. Allora io vorrei chiedere, Filippo, qual è il piatto che ti piace di più cucinare, il prodotto che ti piace di più elaborare? Allora, se parliamo di piatto, io faccio la classica battuta che di tutti i grandi chef, è quello che devo ancora creare. Però, se devo dirti, sicuramente tra le materie prime migliori e quelle che amo di più e che ho imparato ad amare, sicuramente c'è il maiale, in tutte le sue forme, perché è veramente il protagonista assoluto. Non secondo in ordine di importanza i piccioni, le colombe o tutto quello che è la caccia, lo sparato. E ci mettiamo vicino anche l'anguilla, perché io vengo da una zona, Ferrara, insomma, comunque abbiamo il lago di Trasimeno qua vicino, Bolsena è vicinissimo anch'esso, quindi ci troviamo in un fulcro. Bevagna, dove vivo, era la patria delle anguille, e quindi sono prodotti che erano principi proprio nel Rinascimento. Così vedo come... che Daniele annuisce che è d'accordo. Possiamo anche aggiungere che Foligno stessa, prima delle bonifiche, era un luogo dove si trovava grandissimo pesce d'acqua dolce. Aggiungiamo le rane, perché chiaramente anche questo è un elemento fondativo della gastronomia di queste zone, direi quella Folignate in particolare. Sono d'accordo con te con tutto quello che hai detto, maiale, eccetera. E io aggiungerei lo zero gastronomico dell'aglio, olio e peperoncino. È semplice, ma bisogna farlo bene. Esatto, proprio per questo. Pensate che pochi elementi, e lì ci vuole la maestria per non rovinare il poco che c'è. Talvolta Daniele, venendo a cena al ristorante, dopo aver mangiato il predolce e poi il dolce, facciamo una piccola pausa e poi dopo, alzando la mano, finiamo con un aglio olio peperoncino. Esatto, prima di andare a letto. Tutte cose che purtroppo si vedono, sì, non posso dire. Esperienza, diciamo. Esperienza che viene accumulata, certo. Poi torna utile. Ve lo impone la vostra preparazione. Sì, lo facciamo, noi ci sacrifichiamo per lo studio, non vorrei dire, insomma. No? A proposito di moderno e storico, invece, sul piatto, ricreare un piatto storico, però presentarlo a palati del 2017, è difficile? Cosa si cambia? Qualcosa si cambia per renderlo, allora, diciamo, per così, quanto mi riguarda, moderno? Io direi che è difficile, ma avendo giurie preparate possiamo osare.
sta tutto lì nel riuscire a ammorbidire certi aspetti, giustamente come diceva prima Filippo, le speziature eccetera, anche perché le speziature e l'uso dello zucchero erano ostentazione di opulenza, quindi più se ne mettevano più uno era ricco, e addirittura c'erano anche dei gradi nell'antichità per poter stabilire quanto di spezie e di zucchero si doveva aggiungere sul piatto a seconda del censo dell'ospite che creava il banchetto. Quindi di conseguenza tutto questo noi lo possiamo certamente rapportare al gusto moderno, ma non troppo, perché qualcosa va lasciato come differenza tra diciamo il classico piatto del gareggiare dei convivi e per esempio un banchetto, diciamo, no, di matrimonio, altrimenti non ci sarebbe differenza. Io avverto sempre gli ospiti del gareggiare che non è che stanno venendo a fare una cena semplice, ma si tratta di un piccolo sforzo che devono fare per calarsi in un periodo storico, quindi magari quel sapore risulterà strano. Recepirlo come un messaggio nuovo di una cosa antica. Saggissimo, non posso aggiungere altro in questo caso perché... Allora andiamole a vedere questi gareggiare come sono andati nel servizio, le immagini e le interviste, e vediamo se tutto quello che poi avete raccontato lo vogliamo vedere proprio nella pratica, nel servizio, a più tardi. I prodotti tipici del territorio e le eccellenze dell'Umbria rivisitate in una chiave del tutto particolare questa sera con un'altra eccellenza che è il banchetto barocco della giostra della Quintana di Foligno. Questo connubio ha funzionato, com'è andata questa serata? Ha funzionato benissimo, è una cornice magnifica, stupenda, e quindi una grande suggestione che si è sposata bene con questi piatti di grande creazione. I nostri prodotti, quelli dell'Umbria di eccellenza, devo dire che travalicano i secoli e hanno sempre la loro grandezza, dei piatti veramente buoni e nemmeno scontati, perché magari siamo abituati a sapori diversi, ma erano veramente molto molto ben fatti. Molto suggestivo l'ambiente, la serata, i prodotti sono di eccellenza, quindi il nostro territorio può essere fiero di produrre questi prodotti che sposati in questa veste, in questa sede, poi anche in una serata particolare di solidarietà verso i territori colpiti dal sisma, come diceva il presidente dell'ente Giostra, quindi è stato veramente tutto eccezionale. E un ringraziamento a questo territorio che ci sta molto vicino, a noi che siamo dei comuni del cratere, diciamo, colpiti un po' da questo sisma. Un connubio molto particolare, è la prima volta che vedi un tipo di cena del genere? Sì, la prima volta ho partecipato a cene medievali, soprattutto la prima volta invece barocca, però ho scoperto che ci sono delle attinenze con la cucina gourmet più contemporanea, per cui probabilmente ci sono delle contaminazioni che gli chef hanno già utilizzato all'insaputa spesso del giornalista e del consumatore, del cliente. E lo spettacolo invece, l'atmosfera che si è creata? L'atmosfera è molto bella, conviviale, aiuta nella conversazione, aiuta a distrarsi in qualche momento, ma tutto sempre molto piacevole, tutto molto soft e atmosfera senza mai togliere la scena al piatto. Bella esperienza quindi. Bellissima, da ripetere sicuramente. Com'è andata questa serata? Ha trovato interessante questo connubio? Ma interessante è dir poco,
I prodotti tipici della Umbria li conoscevo già, fra lenticchie di Castelluccio in particolare e volatili, eccetera. Ha superato tutte le mie aspettative, è stata una serata bellissima, perché questa combinazione fra cena barocca, cioè preparare questi piatti rivisitati proprio in una chiave storica, abbinati ad uno spettacolo barocco, a cominciare camerieri che hanno servito proprio con passo danzante i giurati, per non parlare in rampolieri del mago, eccetera. Era veramente uno spettacolo che non era solo il palato che godeva, ma anche gli occhi, non guardando solo i piatti, ma tutto lo spettacolo, e le orecchie con questa musica barocca stupenda. È stata veramente una serata che ha superato tutte le mie aspettative. Occhio Ottica Free Service. Oltre 4.000 occhiali esposti nella tua città. Un vastissimo assortimento con le migliori marche. Baby Corner, per accogliere e servire nel migliore dei modi i vostri piccoli. Outlet Corner, occhiali da sole da vista di fine serie a partire da 30 euro. E nel punto vendita Occhio di Sant'Eraclio di Foligno, il negozio Ray-Ban più grande dell'Umbria e il Corner Sport Specialist con montature lenti specifiche per il tuo sport preferito. Occhio è a Foligno, in via Garibaldi, Viale Firenze e a Sant'Eraclio nel Parco Decathlon. Avoni Assicurazioni, ad ogni cliente la sua soluzione. Proteggiamo i tuoi spostamenti di lavoro e di piacere. Investi per il tuo futuro, il tuo capitale ha voglia di crescere. Difendi la tua famiglia oggi dagli imprevisti di domani. Lasciati avvolgere dalla tranquillità. La tua casa è qualcosa di più. Proteggila. Assicurarci una pensione è una questione di fondo. Le nostre soluzioni dinamiche liberano la tua azienda da ogni pensiero. Amoni Assicurazioni, www.amoni.it. Per la tua pausa pranzo è importante scegliere una corretta alimentazione. Per questo Bendini con il self-service ti aspetta in via Fornaci Hoffman per rilassarti in un ambiente piacevole e la cortesia di sempre, con ricette sane, leggere e gustose, realizzate con prodotti di primissima scelta. Vieni a scoprire ogni giorno il nostro fantastico menù, leggero anche nel prezzo. Il self-service è disponibile anche nella sede, in centro a Foligno, in via Rutili 28. Bendini, l'amore per la bontà è un bene di famiglia. Scuola privata Minerva. Insegnanti qualificati nelle diverse materie ti aiuteranno nello studio e nell'approfondimento di qualsiasi percorso scolastico e universitario. Recuperare gli anni scolastici persi, sanare i debiti formativi, acquisire autonomia nello studio con un metodo personalizzato, programmare un percorso universitario, stimolare la comunicazione con corsi di lingua straniera. La scuola privata Minerva è in via Oberdan 103 a Foligno. Non aspettare. Il successo dello studio oggi è la chiave del successo di domani. Quando esco dall'auto, resta solo una cosa che mi distingue dagli altri. Lo stile. Beh,
Bentornati al Quintana Channel, allora proseguiamo con la nostra piacevole chiacchierata con Filippo Artioli e Daniele Falchi. Allora parliamo di gareggiare oggi e soprattutto di prodotti, perché questa nuova formula del gareggiare, voluta tra virgolette dal Galva alle Umbre, sostenuta ovviamente anche dalla giostra della Quintana, valorizza i grandi prodotti del nostro territorio. Quindi voi in questi gareggiare di quest'anno ne avete usati tantissimi, tutti quanti, dal vino al tartufo, al prosciutto. Esattamente, è stata una sfida anche avere questi, chiamiamoli paletti, perché chiaramente era come avere un tema, sì. Quindi era importante utilizzare questi prodotti che sono diciamo il vessillo delle nostre terre vulnerate dal sisma e che chiaramente hanno bisogno di essere aiutate e sostenute. Quindi mi è sembrata una cosa alla quale abbiamo aderito con entusiasmo, una cosa giustissima da fare. Penso che dovremmo continuare anche l'anno prossimo con questa cosa, e soprattutto per cercare di utilizzare proprio i nostri prodotti. L'importanza di questo, che è fondamentale, riferita chiaramente al sisma e tutto il resto, ha un'importanza anche come dire, gastronomica. Cioè, rimaniamo nel nostro territorio laddove non mancavano sicuramente il Rinascimento anche pesci di mare che arrivavano, ok? Però visto che il giacimento è talmente ricco, ecco, quindi cerchiamo comunque di essere più filologici possibile, più vicini al nostro territorio possibile. Vabbè, una cosa non esclude l'altra. È vero. Beh, poi comunque c'è da dire che questi prodotti erano abbondantemente usati anche negli altri gareggiare. Abbiamo avuto la possibilità, vero, di lanciarne magari qualcuno che era poco utilizzato. Come vi siete trovati invece in questo utilizzo? Perché questa volta è un dettame veramente... Una volta c'era il tema del gareggiare, sì, fino a pochi anni fa, in cui il piatto di gara aveva un tema ben preciso. Poi invece successivamente il tema è rimasto libero, e invece quest'anno sì, il tema è libero, però i prodotti sono quelli utilizzati. Vi siete trovati... Sì, anche perché ci ha dato spunto per... diciamo per tutto l'apparato, è fondamentale anche questo, cioè prendere spunto dai prodotti e dal territorio e creare con l'apparato qualcosa che li riconduca ad un intero contenitore. Quindi è stata una sfida molto bella da questo punto di vista, e credo ci abbia dato delle buone soddisfazioni. Vedremo come va a finire. Confermo il discorso di non avere più un piatto gara, cioè concentrarsi per il 70%, 75% su quel piatto che poi è quello colui il quale viene giudicato al fine della vittoria, ma tutto il menù ci ha dato la possibilità di lavorare sicuramente di più, di concentrarci di più, ma di fare una cosa che ha una soddisfazione anche più grande rispetto alle altre volte. Non che le altre volte non lo fosse, però è una cosa forse nuova questa rispetto più completa. Più completa. E quindi la trovo molto saggia, e per quanto io e Daniele ci riguarda, tutti quanti, è veramente veramente bella, ci è piaciuta molto. Insomma. Siete soddisfatti del vostro lavoro alla fine? Sì, sì. Una bella faticata. Sì, sì, sì. Siamo soddisfatti di aver faticato molto. Speriamo che, come dire, i frutti di questa fatica si vedano, ecco. Nel fatto che la cosa sia ricondotta ad una fine precisa già ci porta sollievo. È vero. È vero, importante. Bene, noi andiamo avanti con gli altri appuntamenti del calendario della giostra della Quintana di Foligno. Adesso facciamo un passaggio all'antegiostra, dove vi presentiamo la conferenza che ha presentato il progetto In Book, tutti leggono la giostra della Quintana. Vediamo di cosa si tratta. In Book, tutti leggono la giostra della Quintana, un progetto creato per i più piccoli, è un progetto particolare per far davvero leggere a tutti la giostra della Quintana di Foligno. Come nasce questa idea e come l'avete sviluppata? Sì, esatto, hai detto bene, il fatto che sia un in-book ci spiega già al termine che cosa significa. Quell'in sta proprio per inclusione, per integrazione, book non ha bisogno di essere tradotto. Sì, abbiamo realizzato questo libro, scritto completamente in simboli, per
raccontare in maniera giocosa anche più piccoli, anche soprattutto a chi ha difficoltà di comunicazione o comunque di linguaggio, o con la lingua, con l'ascolto, la nostra festa, la festa della nostra città. Questo ai fini di una vera integrazione di fatto, no? Perché tutti possano sia avere il diritto di leggerla e quindi di conoscerla, ma anche di partecipare. Io sono Marina Bonamici e sono il presidente del Kiwanis Club di Foligno, e il Kiwanis Club è un'associazione di volontariato onlus che si occupa prevalentemente di minori disagiati e non. Quindi il nostro fine sono sempre, sempre il bene dei minori, dare un'opportunità, dare una chance nella vita. Quando ci è stato proposto di finanziare, di supportare questo progetto che riguardava in particolar modo la nostra città, la Giostra della Quintana, per permettere a tutti i ragazzi, anche meno fortunati, di poter capire, entrare con la simbologia e con metodi particolari a leggere e conoscere la giostra e la città e le nostre tradizioni, noi abbiamo immediatamente approvato, anche perché, come dicevo prima, durante la conferenza, come kivaniana e anche come mamma, a noi basta sentire che un figlio vada bene a scuola, prenda un bel voto e siamo contenti. Immaginate genitori che hanno figli autistici o con problemi di comprensione, e vedere uno sviluppo e una crescita anche grazie a queste iniziative tipo l'Inbook sulla Giostra della Quintana. Già avevamo finanziato e collaborato all'apertura dell'Inbook con il Comune di Foligno nel 2014, perché ci abbiamo proprio creduto, non solo per far conoscere ma anche per invogliare alla lettura, e questo è un modo simpatico e creativo per i minori, e quindi ecco perché ci teniamo, ecco, e l'abbiamo finanziato e continueremo. Un'ultima cosa, noi kivaniani ci hanno cercato da Milano, da Firenze, proprio per avere informazioni su questo tipo di iniziativa che viene portata avanti dal Comune di Foligno, e sapendo che noi lo supportiamo e ci crediamo, volevano tutte le informazioni, quindi grandi città che chiamano Foligno, dobbiamo solo esserne orgogliosi. Oggi offro io, sai, per l'altra sera. Sì, avevi l'appuntamento con Chiara. Ah, Big Mac allora. Sai, è anche la mia ex ragazza. Gran Big Mac. C'è un Big Mac per ogni occasione. Prova anche Gran Big Mac e il nuovo Mac Junior. E da McDonald's sono arrivati nuovi bicchieri di Cattivissimo Me 3. Collezionali tutti. Beauty Pharma Farmacia San Feliciano. Trattamenti estetici personali d'avanguardia. Physiosphere, la tecnologia più evoluta in ambiente estetico per contrastare cellulite e rughe. Personale altamente qualificato e specializzato. Prova gratuita e analisi computerizzata. Trattamenti viso, corpo, depilazione definitiva con laser e diodo. Make-up e nail art. Prodotti certificati Made in Italy. Beauty Pharma, Farmacia San Feliciano. Vieni a conoscere in farmacia i professionisti della tua bellezza. San Magno Caffè, pasticceria e gelateria artigianale, pizzeria, ristorante, lunch, happy hour. San Magno Caffè ti aspetta per tutte le pause della tua giornata. La colazione, un ricco buffet a pranzo, gelateria, pasticceria, cena, cocktail, yogurt e centrifughe. Tutto di produzione propria. San Magno Caffè, molto più di un semplice caffè. Impresa edile Edil Rossi di Rossi Mario. Costruzione civile e abitazioni, ristrutturazione, vendita appartamenti, consulenza, servizio assistenza ai clienti. Impresa edile Edil Rossi di Rossi Mario, via Macerata 65 a Foligno. edilrossimario@chiocciolalice.it. Silvestrini Assicurazioni, l'agenzia amica da sempre. Puoi venirci a trovare nella sede principale di Foligno o nei punti vendita di Gualdo Cattaneo, Bevagna e Trevi. Silvestrini Assicurazioni, l'agenzia amica da sempre. Prova anche tu!
Multiverso Foligno Coworking, il tuo spazio di lavoro con più opportunità e meno spese. Lavora accanto ad altri professionisti, aumenta le opportunità di lavoro e risparmia sull'affitto, le utenze e i servizi. Uffici indipendenti, postazioni singole, sala riunioni e conferenze. Ogni spazio può essere affittato per piccoli eventi giornalieri o lunghi periodi. In pieno centro storico, a pochi passi da un ampio parcheggio gratuito. Multiverso Foligno, il tuo ufficio a prezzi competitivi senza costi nascosti. Choose your future. Bene, eccoci di nuovo con i nostri ospiti. Allora cambiamo argomento, ma ritorniamo al gareggiare dei convivi. Avete visto queste grandi scenografie predisposte dai Rioni, dove a volte c'è l'uso della maschera. E noi proprio della maschera oggi parliamo con le nostre perle di Minerva, Daniele. Benissimo, ascoltiamo, ne sai sicuramente tante sulla maschera. Circa la maschera, sì, abbiamo fatto degli studi in passato. Volevo sollecitarti. Beh, allora, visto che mi solleciti, ti posso dire che la maschera come dissimulazione serve per la meraviglia, serve per creare atmosfere, ha sempre a che vedere anche con, diciamo, i prodromi della Quintana, perché nel 1613 eravamo in carnevale e quindi la maschera c'entra perfettamente, ecco. Bene, e allora vediamo tutto nel prossimo servizio. Il termine maschera può essere ricondotto ad un'ampia varietà di etimologie. Secondo un'ipotesi, deriverebbe dal latino medievale masca, che allude alla strega. Secondo un'altra, da un tema mediterraneo collegabile a masca, intesa in questo caso però come la parte frontale della nave in cui si poteva riconoscere un volto grottesco e deformato. Altri ricollegano il termine a mascara, che vuol dire buffone in arabo, o ancora al latino manducare, che in Plauto, come geografo romano, ritroviamo come manducus, nel senso di fantasma. Tutte le etimologie, pur distanti tra loro, hanno però qualcosa in comune. In tutti i casi si allude ad una sospensione della normalità o ad una deformazione della realtà, siano queste riconducibili nella figura di un'esperta di incantesimi, nella forma di una sagoma inconsistente o nelle smorfie della proa di una nave. Dietro una maschera si cela una realtà che si vuole rendere invisibile. Durante l'epoca barocca, quando l'essere e l'apparire diventano una cosa sola, conseguentemente al bisogno degli uomini dell'epoca di provocare ammirazione e stupore nel prossimo, la maschera assume una profonda rilevanza. Tutta la realtà deve essere mascherata perché coincida con l'immagine che si desidera veicolare, un'immagine sfarzosa, eccentrica e stupefacente. Tutto ciò è testimoniato dalla pratica di organizzare feste elaborate e complesse, spesso sotto forma di mascherate, in voga tra i nobili dell'epoca barocca. La maschera non viene usata solo durante le celebrazioni carnevalesche, come abbiamo fatto per secoli fino ai giorni nostri, ma anche durante quei festini che i nobili organizzavano lungo tutto il corso dell'anno come occasione massima di divertimento, esibizione del potere e godimento dei piaceri della vita. Indossare una maschera durante queste occasioni significa realmente diventare qualcun altro, in linea con il topos barocco per cui l'apparenza supera l'essenza. L'identità risulta in qualche modo alienata nel turbinio di incantesimi della festa, dove il piacere è tanto più eccitante quanto più fugace ed illusorio. In questo modo gli arabeschi, le perle, i pizzi e i ricami delle maschere seicentesche non solo adornano gli uomini, camuffandoli dal punto di vista estetico, ma li trasformano anche sul piano etico, concedendo una breve ma intensa fuga dalla realtà, durante la quale ogni legge morale viene sospesa e diventa lecito abbandonarsi, nei panni di un altro, ad ogni genere di godimento che l'occasione della festa può concedere.
Anche per oggi è tutto, finisce qui la nostra puntata del Quintana Channel e ringraziamo davvero i nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie a Filippo Attioli, grazie a Daniele Falchi. Vi omaggiamo della nostra brochure qui a Tempo di Quintana. Grazie. E in particolare vi sottolineiamo, visto che c'è anche Daniele, la straordinaria vicenda della Rocciata, che è un articolo che ha scritto Daniele, proprio regalato alla Giostra della Quintana, ma è veramente bello, io lo ripeto perché l'abbiamo letto tutti con grande piacere. E noi già commissioniamo per il prossimo anno, se non sarà nel gareggiare, ma anche se ci sarà, a Filippo Artioli di parlarci di qualche altro aspetto della grande gastronomia. Con grande piacere vi ringrazio anch'io. Siete già stati per tempo, ci abbiamo organizzatevi pensato. Organizzatevi entrambi, che da qui a giugno avete tutto il tempo per ne abbiamo per, di cose per scrivere. Da raccontare. Sì, ne avremo sicuramente. Grazie. Grazie a voi. Bene, allora la puntata di oggi finisce qui, noi torniamo in onda domani alle ore 14.30 sul canale 10 e in replica alle 20.30, alle 1 di notte e alle 7 di mattina sul canale 210 di Umbria TV. Tutte le nostre puntate possono essere riviste sul canale www.quintanachannel.tv e approfittiamo anche per ricordarvi tutti i nostri indirizzi social, dove troverete tutte le notizie sulla Giostra della Quintana, a partire dalla pagina Facebook Giostra della Quintana di Foligno Official e poi Twitter e Instagram invece con la pagina Quintana Foligno. E noi invece vi aspettiamo a Foligno, perché qui è Tempo di Quintana. A domani. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. You gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and break it on down. You know the music search engine need a tune up.